Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, sono troppo emozionata. Voi non avete idea di come mi stia battendo forte il cuore in questo momento. Sto quasi per mettermi a piangere dall'emozione, perché finalmente posso annunciarvi di che cosa si tratta. Finalmente posso svelarvi questo mega sorpresa, questo mega progetto con Benefit, su cui sto lavorando letteralmente da 2 anni, perché abbiamo iniziato all'inizio 2017 e siamo ormai nel 2019. Ragazzi, ancora non mi sembra vero, ma posso finalmente dirvi tutto. Non vi tengo più sulle spine, ragazzi. Ho creato un mio prodotto con Benefit, quindi un prodotto con il mio nome, un kit con il mio nome, firmato Benefit Cosmetics, ed è lui. È lui il frutto di tanto lavoro, ragazzi. Ripeto, sono 2 anni che ci lavoriamo su, sono 2 anni che studio prodotti da inserirci, perché adesso vi farò vedere tutto, ma è un kit per sopracciglia. Infatti il nome è Sopracciglia Top by Nicole. Anche qui ho pensato un sacco al nome, e visto che io ripeto un sacco la parola top, ho pensato, dai, facciamola semplice, facciamola facile da ricordare, Sopracciglia Top. Volevo una cosa facile ma che comunque richiamasse a me, perché mi piace molto dire top, e quindi questo è il nome che ho scelto. Adesso appunto vi farò vedere tutti i prodotti che ci sono all'interno. Sono tutti prodotti per sopracciglia, perché? Perché si sa, Benefit è marchio top, per restare in tema, per quanto riguarda le sopracciglia, quindi non potevo non scegliere appunto un kit riguardante le sopracciglia. Loro hanno veramente un range pazzesco di prodotti, e quando mi hanno contattata per propormi questo progetto mi ci sono ovviamente fiondata, voi lo sapete. Abbiamo iniziato ad inizio 2017, adesso vi spiego un po' la storia, poi ovviamente vi faccio vedere tutto quanto nel dettaglio, vi spiego tutto quanto. Abbiamo iniziato ad inizio 2017, quando, se mi seguivate già allora, sapete che sono andata a San Francisco, perché Benefit è un marchio appunto di San Francisco, dove sono stata negli uffici Benefit e dove assieme al team Benefit abbiamo lavorato per trovare i prodotti giusti, perché ho voluto vedere un po' tutto il range dei prodotti e ho voluto scegliere non solo i prodotti che più mi piacciono di questo brand, ma anche le tonalità che penso possano andare bene per tutti, quindi qualsiasi colore di occhi, qualsiasi colore di capelli, o anche per voi, magari non ci pensate, ma già solo per trovare lo stile del packaging, ragazzi, ci è voluto un sacco di tempo, ma il prodotto finale devo dire che va oltre le mie aspettative, cioè è proprio, sono proprio io. Dai glitterini dorati, voi sapete io amo vedere i glitter, le cose scintillanti, le cose rosa, quindi non poteva non essere ovviamente tutto quanto rosa, dorato, scintillante. Poi vabbè, maglietta glitterata, insomma, anche lo shooting. Questa, tra l'altro, questa foto l'abbiamo fatta a San Francisco, lo shooting l'ho fatto sempre lì. E insomma, i fiorellini, poi vabbè, richiamano molto Benefit, no? È per questo che sto indossando la coroncina Benefit oggi. E ovviamente sono tutta rosa, perché non potevo non essere tutta rosa. Comunque, Nicole, concentrati, perché sono così emozionata. Ma voi potete capirmi, io sono, cioè, ovviamente non dovrei sottolinearlo, ma sono una ragazza come tante altre che un giorno ha deciso di mettersi a fare video su YouTube. Ragazzi, ho iniziato nel 2009, io 10 anni dopo sono qui a presentarvi il mio prodotto con il mio nome, con uno dei marchi che più amo. Cioè, io mi ricordo prima di iniziare YouTube, quando andavo da Sephora e c'era Benefit e mi prendevo i cataloghi e sognavo, perché ovviamente non potevo permettermi di comprare tutto quanto, e sognavo e guardavo e mi leggevo i nomi, e mi ricordo ancora prodotti che nemmeno esistono più, tipo, cioè, quindi per me è un sogno grande che si realizza, e voglio dirvelo andando leggermente fuori tema, ma ragazzi, voi, cioè, tutto questo è grazie a voi, tutto questo è grazie a voi che mi avete seguito in tutti questi anni, che continuate a seguirmi con tanto affetto, e per questo che vi dico sempre che voglio bene, perché io apprezzo la vostra, il vostro starmi vicino sempre e comunque, qualsiasi cosa accada. Mi avete vista fare tanti cambiamenti di vita, mi avete visto passare di cotte e di crude in questi 10 anni, ma una cosa è rimasta sempre: voi siete sempre stati lì per me, e per questo che vi sono tanto riconoscente, ed è per questo che un pezzettino del mio cuore è e sarà sempre per i miei follower, per la mia family. Quindi ci tengo a dirvelo, ma se io ho potuto realizzare questo sogno,
e grazie a tutti voi che mi seguite, ed è per questo che voglio farvi capire quanto sia importante il potere delle persone che si uniscono, no? Quanto noi a volte non pensiamo di essere importanti, ma lo siamo, ragazzi, e questo ne è la dimostrazione. Internet, un mondo libero, gratuito, aperto, cosa ha potuto fare per me, ovviamente per tantissimi altri, ma in questo momento sto parlando di me, e cosa potrebbe naturalmente fare anche per voi. Quindi io invito sempre ad iniziare, se avete una passione, condividetela, usate internet per questo. È un mondo davvero che ti dà tanto, non è facile, a volte a tratti è molto difficile, ma ti dà tanto, e io ho potuto realizzare, ragazzi, il mio sogno più grande, che ovviamente era avere un mio prodotto firmato poi da uno dei miei brand preferiti di sempre. Cioè, vi sto parlando proprio da quando ho iniziato ad avvicinarmi al trucco. Io ho sempre, sempre amato Benefit, tant'è che prima di essere contattata dal brand, voi lo sapete, i prodotti comunque li utilizzavo, ed erano specialmente, vabbè, la Hoola, alcuni prodotti tipo i correttori, quando ancora si chiamava Race Paste, ve la ricordate, lo usavo sempre. Comunque, questo era un po' un preambolo per farvi capire quanto io ci tenga a questo prodotto, e spero tanto che voi siate felici per me, spero che mi stiate vicini anche in questa sfida, perché io non ho la presunzione di pensare di essere la persona migliore al mondo, la persona più brava al mondo per quanto riguarda il make up, la persona più brava di questo mondo per fare le sopracciglia, eccetera, ma so che a voi piaccio così come sono, e questo mi ha sempre dato tanta 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 forza per continuare, e quindi spero che anche in questo progetto, ma soprattutto in questo progetto, mi starete vicini, perché ho davvero bisogno del vostro sostegno, del vostro supporto, perché lo sapete, io non sono la persona più sicura di questo mondo, anche se magari a volte può sembrare, ma ho sempre un po' quelle insicurezze, e quindi ho tanto tanto bisogno del vostro supporto per questo progetto, ragazzi. Quindi sì, è uscito, da oggi potete acquistarlo, perché mi sto dimenticando di dire le cose importanti, è già online, potete acquistarlo da oggi sul sito Sephora, ovviamente sephora.it, potete già acquistarlo, e dal 10 invece di gennaio, quindi tra pochissimi giorni, poi lo troverete in tutti, cioè dal 10 gennaio in poi potete trovarlo poi in tutti i Sephora in Italia, quindi lo troverete anche in tutti i Sephora, ovviamente solo da Sephora, quindi nei negozi dal 10 gennaio, e adesso è già online sul sito di Sephora. Vi metterò il link qua sotto, ovviamente direttamente per l'acquisto, ragazzi. Quindi passiamo a vedere nel dettaglio tutti quanti i dettagli, direi. Allora, sopracciglia top by Nicole, ve l'ho spiegato, volevo un nome semplice, quindi sopracciglia top. All'interno, tra l'altro, adesso vi farò vedere, ci sono anche i miei tips and tricks su come io faccio le sopracciglia, quindi vi ho messo i miei consigli. Il packaging è qualcosa di cui io sono molto molto fiera, sia per appunto tutti questi scintilli, il rosa, eccetera. Da notare che tutta la scritta è dorata, è in rilievo, è anche un kit di ottima qualità. Anche su questo lato c'è il nome, sopracciglia top by Nicole, ovviamente qui al lato c'è il logo Benefit, glitterini ai lati, e da quest'altra parte invece c'è, allora qui c'è, insomma, quello che poi, perché è stato bellissimo, perché quando mi hanno chiesto dal team di Benefit i miei consigli, come faccio le sopracciglia, come mi piace creare le mie sopracciglia, quali sono le sopracciglia che mi piacciono, io ho detto le mie sopracciglia ideali hanno un aspetto naturale pur rimanendo ben definite, e loro poi l'hanno messo sul packaging, cosa che mi è piaciuta molto, e c'è la mia firma, ragazzi, già solo per fare una firma che mi piacesse, non sapete quanto ci ho messo, cioè pensateci, sono due anni per arrivare a questo, quindi ci ho messo sudore, anima, cuore, tutto davvero. E poi qui ci sono tutti i prodotti che ho inserito all'interno, che adesso andremo a vedere assieme, e quindi direi di aprire questo kit, perché vi sto tenendo sulle spine già da troppo. Quindi, taran, taranana, taranana, allora, queste sono le linee guida, i miei tips and tricks, che secondo me possono essere molto molto utili una volta che avete il vostro brow kit, specialmente se magari siete un po' alle prime armi, oppure se volete comunque sapere qualche consiglio in più. Ed eccolo qua, qui ci sono tutti con le illustrazioni, ci sono tutti i miei consigli anche per creare, ragazzi, questi consigli, per metterli giù, per renderli semplici ma comprensibili.
ci ho messo tanto, ci abbiamo messo tanto. Ho cercato di fare tutto al mio meglio, la scelta dei prodotti, la scelta del packaging, la scelta delle istruzioni, diciamo, dei tips and tricks. Ho messo veramente tutta me stessa, quindi ho fatto davvero il 100 e il 1000 per 1000, come si dice. Quindi questi appunto, insomma, ci sono tutti i consigli. Iniziare con il primer, poi un trick, insomma, come io amo utilizzare i prodotti che vi ho messo all'interno. Quindi ci sono anche dei modi in cui io utilizzo questi prodotti, magari un po' singolari, cioè magari un po' più personali, quindi ve li ho messi qui. Come fare per appunto colorarle, fissarle. Vi ho aggiunto anche un prodotto un po' speciale che spezierà un po' il tutto e che si può usare anche in diversi modi, quindi adesso vi dirò tutto. Queste appunto sono i miei tips and tricks, i miei consigli e astuzie. E qui c'è anche il logo di YouTube, Kiss and Makeup 01, e poi arriviamo al kit. Eccolo qua, ragazzi. Questo è il mio kit, è rigido e di buonissima fattura. Anche qui ci abbiamo messo veramente tanto 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 impegno. La scritta sempre in rilievo, tutta dorata, tutta scintillante, glitterata. Mi è piaciuto un sacco, si può vedere, perché il photoshoot che abbiamo fatto era di appunto inizio 2017 e vabbè, io comunque li taglio i capelli, ma qui li avevo molto più corti, quindi insomma mi sono cresciuti tanto nel frattempo. Questo è il retro con le nuvolette, tutto glitterato, tutto rosa. Non poteva non essere rosa, ragazzi. E questi sono i prodotti. Allora, c'è uno specchio. Sto cercando di non accecarvi, scusatemi, anch'io sono così emozionata che sto... eccoci qua, ce lo posso fare. C'è uno specchio molto molto ampio ed è anche molto molto comodo da tenere sulla scrivania per potersi truccare. Eccolo qua. Qui sotto, anche questa in rilievo, c'è la mia firma, Nicole, e qui invece ci sono tutti i prodotti che io ho voluto inserire nel kit. Adesso andremo a parlare prodotto per prodotto e vi spiegherò come mai ho voluto inserirli. Allora, primo prodotto che ho inserito è lui, è il Brow Woo Conditioning Primer. Questo è un primer, è stato pensato per appunto essere utilizzato come primer per le sopracciglia, quindi prima di andare a creare le nostre sopracciglia con i nostri prodotti andiamo a... ma di questo io vi avevo già parlato in realtà nei miei video, se vi ricordate, quindi se non vi ricordate ve lo rispiego. Quindi questo è, va utilizzato come primer prima di andare a ritoccare le nostre sopracciglia, colorarle eccetera con i vari prodotti, ma io lo uso anche la sera prima di andare a dormire, visto che è un prodotto trasparente, però va a nutrire le sopracciglia e va a stimolarne la crescita e quindi ad idratare tutta quanta la zona e aiuta il pelo del sopracciglio praticamente a crescere sano, bello e forte. Io lo uso appunto sia la mattina prima di fare le sopracciglia che poi la sera prima di andare a dormire, proprio come una crema occhi, una crema viso, la metto la mattina sera, stessa identica cosa con questo, quindi molto molto semplice, si gira da sotto e anche se non vi truccate tanto, alla fine questo è un ottimo ottimo prodotto, specialmente se avete il problema delle sopracciglia che non crescono tanto bene perché magari avete passato troppo le sopracciglia, la pinzetta, intendevo, avete passato troppo, avete esagerato con la pinzetta negli ultimi tempi, questo vi aiuta davvero a farle ricrescere. Lo uso anch'io per far, perché anch'io ho esagerato in passato con la pinzetta, in alcuni punti, e adesso sono un pochino più rade a tratti e quindi questo mi sta aiutando tantissimo, penso siano già molto molto meglio sinceramente, qualcuno di voi l'ha notato che mi ha fatto piacere. Quindi primo prodotto che ho inserito è lui, Brow Woo Conditioning Primer. Poi secondo prodotto che vado a farvi vedere è lui, è la Precisely My Brow Pencil. Anche questa, se mi seguite nei video, la conoscete, perché sono tutti prodotti che io ovviamente ho scelto, cioè insomma, ovvio, sono tutti prodotti che io uso nella mia quotidianità e per questo che li ho scelti da inserire in questo kit. Ovviamente potevo scegliere qualsiasi tipo di prodotto benefit per sopracciglia ed io ho scelto questi perché sono quelli che raccomando alle mie amiche, sono quelli che uso io, quindi sono quelli che voglio che proviate anche voi. Quindi Precisely My Brow Pencil. Da una parte c'è la matita, molto molto sottile, questa già l'ho utilizzata, non potevo aspettare ovviamente. Da una parte c'è la matita, molto molto sottile. Io ho inserito nel kit il numero 2 perché è un colore medio, va bene sui capelli biondi, lo uso io, va bene sui capelli castani, va bene sui capelli scuri, è un colore standard, va bene su
tutto. Quindi, cioè, su tutti i colori di capelli, tutti i colori di sopracciglia, eccetera, il 2 va bene. Anche per i capelli rossi, che so che è un po' difficile per chi ha i capelli rossi, eccetera, il 2 è la tonalità perfetta. Anche qui la scelta delle tonalità non è casuale, ragazzi, ci ho lavorato tanto, ho provato, riprovato, testato, e questa è la tonalità che io consiglio, che va bene su tutti. E poi dall'altra parte c'è anche il pettinino per andare a pettinare le sopracciglia, a togliere l'eccesso di matita. Quello che faccio io è vado a stendere la matita sotto per dare definizione al sopracciglio e poi vado a sfumarla verso l'alto, e poi, non sempre, ma se le voglio un pochino più definite, vado a segnare anche la parte superiore, tralasciando soltanto la prima parte superiore qua sopra del sopracciglio. Altro prodotto che ho inserito nel mio kit è lei, la Foolproof Brow Powder. Se, allora, in realtà con la Precisely My Brow Pencil si può creare già un look definito, comunque naturale, perché questo è il look che piace a me. Ovviamente con tutti questi prodotti potete fare un look molto preciso, molto perfect di sopracciglia, potete farle anche però molto molto naturali. Questi sono i prodotti che ho scelto, cioè sono questi i prodotti che ho scelto proprio perché ognuno poi può regolarsi a seconda dei propri gusti. A me piacciono definite ma non troppo, comunque naturali, c'è a chi piacciono ancora più naturali, c'è a chi piacciono invece super definite, molto Instagram brows, perfect, tipo tatuaggio, ecco. E questa all'interno, vabbè, la conoscete tutti, ci sono due prodotti in polvere. Se vogliamo andare a finire il look e, con la Precisely My Brow Pencil, se vogliamo andare a completarlo, l'ideale sarebbe appunto applicare poi anche la polvere. Anche perché stesso discorso del primer, quando andiamo ad applicare un prodotto in crema come la nostra matita Precisely My Brow Pencil, poi si va a fissare meglio se andiamo a metterci sopra la polvere, specialmente se siete fuori di casa tanto tempo, eccetera. Questo è un ottimo modo per andare a appunto fissare il tutto e far sì che restino lì perfette le sopracciglia fino a tarda notte se necessario, o fino al mattino dopo, perché no. Qui ci sono due colorazioni, lo sapete, il colore più chiaro va sempre all'inizio del sopracciglio, il colore più scuro va da metà a fine sopracciglio. Però io ho scelto la tonalità 3 proprio perché qui nella tonalità 3 c'è una tonalità più chiara e una tonalità più scura, e quindi potete regolarvi. Se avete i capelli più chiari potete usare anche soltanto questa, se avete i capelli invece molto scuri potete andare ad utilizzare anche soltanto questa. Se invece vi piace un effetto sfumato, sia che abbiate i capelli chiari sia che abbiate i capelli scuri, vanno benissimo entrambi. Anche qui ho voluto prendere la tonalità 2 per la Precisely My Brow Pencil, che è un pelino più chiara della 3. Qui ho scelto la 3 in modo che possiate regolarvi voi. Se appunto avete sopracciglia più chiare, Precisely My Brow Pencil è solo questo colore qui. Se avete sopracciglia più scure, Precisely My Brow Pencil è solo questo colore qui. Ci ho messo tanto, ci ho pensato a lungo a questo e sono molto felice di aver trovato la combinazione perfetta di tonalità. Quindi provate, fatemi sapere. E qui sotto c'è anche lo sfumino, sostanzialmente, per andare poi a sfumare i due colori o il colore che avete scelto. Molto carino questo compact anche per ritoccare le sopracciglia durante il giorno, perché si può portare in borsetta ed è anche molto bello da vedere, ed ha uno specchio anche questo molto ampio perché va su tutto il packaging, e quindi perfetto per i ritocchini durante la giornata. Poi altro prodotto che io ho inserito e di cui sono molto molto fiera, perché rende il mio kit molto particolare, molto top, diciamo, usiamo questa parola, ed è il 3D Brow Tones. Questo è un prodotto in realtà disponibile anche nella tonalità classica di un marroncino, eccetera, ma è disponibile anche colorato, ed io l'ho scelto colorato. Adesso vi spiego perché. Il colore che ho scelto è Rich Purple, quindi è un, diciamo, un, vedete che non è di un viola pazzesco, ok, è Rich Purple, ed ho scelto questo colore perché per dare, questo non è un prodotto che vi fa diventare le sopracciglia viola fluo, ok? È un prodotto che va a dare degli undertones, dei tones, quindi dei sottotoni di colore alle vostre sopracciglia. Questo che cosa significa? Che non si vedrà particolarmente il colore viola se andate ad applicarlo, vedete, proprio come un piccolo mascara. Non si vedrà il colore viola se andate ad applicarlo così leggermente, ma
essendo un sottotono viola ricco scuro, va a risaltare moltissimo uno gli occhi verdi, gli occhi azzurri, ma va a risaltare tantissimo anche gli occhi color nocciola, specialmente quelli tendenti un po' al giallo, un po' al miele. Ragazzi, questo prodotto io quando l'ho provato ci sono rimasta, è pazzesco. Ovviamente anche qui, una volta che abbiamo creato il nostro look con le sopracciglia, possiamo scegliere se andare ad utilizzarlo oppure no. Il mio consiglio è quello di utilizzarlo soprattutto sulla parte bassa del sopracciglio, che è quella più vicina all'occhio, quindi va a risaltarlo tantissimo. Ovviamente possiamo dosare, se andiamo a metterne pochissimo si vedrà appena appena questo sottotono viola, se andiamo ad utilizzarlo molto e in maniera molto molto ricca si vedrà un pochino di più, però ripeto, non è un prodotto che vi fa diventare le sopracciglia fluo, ok? Ok. E poi posso darvi un piccolo consiglio fuori tema anche qui? Questo è ottimo da utilizzare anche come mascara per gli occhi, perché va a colorarti le ciglia, e mi piace soprattutto stenderlo sulle ciglia inferiori perché fa risaltare un sacco l'occhio. Quindi 3D Brow Tones. Poi altro prodotto, vabbè, per andare a completare il nostro look ci serve, che cosa ci serve? Il fissante, ok? E quindi vi ho messo il 24 Hour Brow Setter. Questo è un gel fissante per le sopracciglia. Lo scovolino è fantastico perché ha i dentini super super sottili, più piccolini da una parte, un po' più profondi dall'altra, così andate voi a regolarvi. Insomma, io lo uso dalla parte un pochino più incurvata sull'inizio del sopracciglio, poi la parte un pochino più piatta vado ad usarla sulla fine del sopracciglio, ma poi ovviamente sta a voi. Questo vi garantisce 24 ore di tenuta, ragazzi. Lo so che tendiamo molto spesso a dimenticarci di quanto sia importante andare a fissare le sopracciglia, però se siete truccate tutto il giorno e quando arrivate a casa la sera vedete che le sopracciglia non sono come la mattina, è perché non avete fissato il sopracciglio con un gel come questo. Ovviamente trasparente, molto molto semplice da utilizzare, però almeno vi assicura che le vostre sopracciglia saranno perfette, e poi vi consente, cioè evitate anche, non voglio parlare troppo professional che non è da me, evitate anche di avere tipo un pelino che svolazza verso l'alto oppure tre pelini verso il basso, che io li odio perché abbassano lo sguardo. Con questo andiamo a fissarle e stanno in posa, stanno nella forma che devono avere tutto il giorno, quindi assolutamente volevo inserire anche questo. E poi ho inserito anche un tool. Questi sono tutti i prodotti naturalmente che prima o poi finiscono, ok? E quindi io ho voluto inserire anche un tool, quindi un vero e proprio doppio pennello, quindi sono in realtà due, un vero e proprio doppio pennello full size per voi nel kit. Da una parte c'è il pennellino angolato che si va ovviamente ad utilizzare con la Full Tool Brow Powder, con la polvere. Ovviamente questo è un pennello che potete usare nella vita di tutti i giorni per tutti i prodotti che volete, però nel kit si utilizza appunto la parte angolata del pennello con la polvere. E poi c'è lo scovolino full size che è fantastico, è super super morbido, pazzesco, con cui possiamo andare poi a pettinare le nostre sopracciglia. Provatelo questo se vi capita sotto mano il mio kit, ragazzi, provatelo perché è veramente veramente super. E con questo abbiamo concluso. Questi sono tutti i prodotti, ripeto, con questi prodotti le tonalità le ho scelte apposta perché vadano bene su qualsiasi colore di capelli, su qualsiasi colore d'occhi. Ho pensato a tutti in modo, appunto, ho combinato le tonalità provando, riprovando, in modo che potessero andare bene per tutti. Se vogliamo un look sopracciglia super perfette come tatuate, si può ottenere con questo kit. Se volete un look sopracciglia super 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 naturale, che a malapena sembrano toccate, lo potete fare con questo kit. Se volete sopracciglia tipo una via di mezzo, che è più o meno quello che faccio io, quindi definite ma comunque natural style, lo potete ottenere con questo kit. Ci ho messo davvero tutta me stessa, quindi non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, non vedo l'ora di leggere i vostri pareri. Spero che appunto piaccia tanto tanto a voi quanto a me, è un po' un'estensione di me questo kit. Quindi ragazzi, sì, sono troppo troppo felice finalmente di potervi annunciare che questo è il mio prodotto, non ci posso ancora credere, mi sembra ancora impossibile. Sono andata sul sito Sephora e non ci potevo credere, cioè ero tipo,
oh mio Dio, sono io, cioè sapevo che ci sarei stata, ma non ci posso ancora credere. Forse è proprio questo un po' il segreto, non lo so, che non mi prendo del mio canale, intendo che non mi prendo mai troppo sul serio e che mi sembra, cioè tutto quello che ricevo lo apprezzo talmente tanto perché, non lo so, sono sogni che diventano realtà e quindi sì, appunto, spero tantissimo che piaccia anche a voi. Ripeto, lo trovate già sul sito Sephora online e dal 10 gennaio lo troverete in tutti gli store Sephora di tutta Italia. Qui sotto trovate il link, se volete acquistarlo andate direttamente sul link qua sotto ed andate all'acquisto. Una cosa pazzesca però ragazzi di questo kit, sapete qual è? È che il prezzo è di 59€ e tutti i prodotti all'interno sono full size. Voi lo sapete però che questi prodotti vengono venduti anche singolarmente da Sephora e lo sapete quant'è il prezzo totale di questi prodotti se li prendete uno ad uno? È di 169,40€, quindi ragazzi anche sul prezzo ci abbiamo lavorato tanto e ho voluto che fosse non conveniente ma di più. Ripeto, se li comprate tutti singolarmente e sono tutti full size qui, è 169,40€, il mio kit costa 59, quindi insomma è un super 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 risparmio, che voi mi seguiate o no, è un super 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 risparmio da fiondarci, sì. Quindi questo è quanto, io vi farò vedere nei prossimi video, naturalmente vi farò vedere come utilizzo questi prodotti. Comunque mi avete visto utilizzarli tantissimo negli anni, ma vi farò vedere proprio come utilizzo i prodotti del mio kit in un Get Ready With Me molto molto presto. Ma le sorprese non finiscono qui, perché dovete sapere che il 10 di gennaio ci sarà il lancio, quindi ci sarà un party esclusivo per il lancio del mio kit a Milano e 10 di voi possono vincere l'invito a questo party. Ovviamente conoscerete me, ovviamente potrete provare tutti i prodotti del kit e poi ci sarà una goodie bag per ogni partecipante, quindi ognuna di voi, cioè 10 di voi che vinceranno l'invito a questo party, riceveranno anche una goodie bag piena di prodottini benefit e cosine per voi, quindi vi basta postare su Instagram il look creato con i prodotti del mio kit. Importante che nello scatto, o se mettete un multiscatto va bene uguale, importante che ci sia il mio kit presente nella foto con voi, che lo tenete in mano, che lo fate vedere, qualsiasi modo deve esserci però con voi nella foto, quindi basta che postiate questa foto su Instagram e dovete inserire allora il tag al mio profilo Instagram, il tag al profilo Instagram di Benefit Cosmetics Italy, ve li scriverò qua sotto, più l'hashtag sopracciglia top, ok? Perché il mio kit si chiama appunto sopracciglia top, quindi molto molto semplice. Ovviamente so che ci vogliono un paio di giorni se lo ordinate oggi, quindi dovete essere veloci perché se lo ordinate oggi, poi avete un paio di giorni, 2 o 3 giorni che vi arrivi la consegna di Sephora, il party è il 10. Quindi ragazzi, siate veloci perché appunto i 10 look migliori, insomma i 10 look che ci colpiranno di più, verranno premiati con 10, cioè 10 di voi verranno premiati con l'invito a questo party esclusivo con tantissime sorprese, tantissimi prodottini, goodie bag, eccetera eccetera. Quindi questo è tutto per oggi, mia family, ovviamente vi vedrete parlare tantissimo di questo kit nei prossimi video, non stupitevi ragazzi perché è la mia creatura, ci ho lavorato tanto, lo amo, cioè io vorrei riempire casa e tappezzare casa con il mio kit, sto un po' esagerando, mi rendo conto, però capitemi, cioè non mi sembra ancora vero, sono troppo felice, quindi la batteria della videocamera sta lampeggiando, io credo di avervi davvero detto tutto. Ovviamente per vedere il look che creo con questi prodotti seguitemi nei prossimi video così vedrete tutto quanto, vi voglio bene mia family e niente, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, spero che siate felici per me quanto lo sono io, quindi un bacio grande e a domani, ciao!